comitato organizzatore per avermi invitato a partecipare a questa bella manifestazione e a tenere una lezione a tanti giovani appassionati di chimica. Io spero che voi, giovani appassionati, vogliate continuare a coltivare la vostra passione, secondo me ne vale la pena, iscrivendovi a un corso di chimica all'Università di Milano, ma anche all'Università di Pavia. Quindi facciamo 50 e 50. Siamo. Bene, allora oggi il personaggio di questa storia, che è una bella storia, veramente una bella storia, è Alessandro Volta. Alessandro Volta nacque a Como nel 1745 e i genitori erano Filippo Volta, Maddalena Inzaghi, che appartenevano alla piccola nobiltà comasca. E fu un matrimonio felice, se non altro prolifico, perché ebbero 7 figli. E uno prova a immedesimarsi, un uomo di una certa età magari dice: ma è come uno 7 figli, e come faccio a sistemarli tutti? Vediamo. Allora, il primo frate domenicano, il secondo canonico, il terzo arcidiacono, poi una suora benedettina, un'altra suora benedettina. Allora, ora siamo arrivati a Alessandro, che allora, fortunatamente questo rimane laico e addirittura si sposa. E lo stesso la sorellina Chiara, anche lei laica e coniugata. Ora io scherzo su queste cose, però se andiamo a vedere la data di nascita di Alessandro e poi l'anno di morte del padre Filippo, si vede che è morto quando Alessandro aveva 7 anni. Quindi questo portò, diciamo, le condizioni economiche della famiglia, diciamo, ridusse. Questo può spiegare anche perché molti dei figli si dedicarono alla carriera ecclesiastica e certamente ebbe influenza sulla vita di Alessandro. Ora, Alessandro Volta, abbiamo visto, nasce e studia in casa con lo zio Alessandro. Fino a 13 anni. Poi va a studiare dai gesuiti e, era già la strada, anche quella era già più o meno segnata. Però a 18 anni, invece di entrare in seminario, fortunatamente per noi e per la civiltà futura, lascia il seminario, non vuol fare la carriera religiosa e si mette a studiare fisica, ma la studia da autodidatta, cioè studia da sé. Però studia talmente bene che lui è in grado di corrispondere, cioè lui scrive lettere, fa le sue osservazioni ai più grandi fisici, insomma, a grandi fisici europei. Questi gli rispondono. Poi, quando ha 20 anni, c'è un suo amico, un canonico fisico dilettante, che aveva un bel laboratorio e lo invita a frequentare il suo laboratorio. Quindi può fare i suoi esperimenti. Vedremo soprattutto nel campo dell'elettrostatica. Quando ha 29 anni, diventa sovrintendente, una specie di provveditore, diciamo, a Como, e poi professore di fisica sperimentale al ginnasio di Como. E quindi qui ha un laboratorio vero e proprio e comincia a fare ricerca indipendente. Al punto che, già all'età di 33 anni, la sua fama è tale in Italia, ma anche fuori d'Italia, per i lavori che ha pubblicato, che viene chiamato dall'Università di Pavia, che si stava espandendo sotto l'impulso di Maria Teresa d'Austria, che voleva che la Pavia diventasse la seconda università dell'impero dopo Vienna. Quindi c'erano i più grandi chimici, c'era Spallanzani, c'era Scarpa, c'era Mascheroni, il matematico e poeta, e lo chiama a coprire la cattedra di fisica particolare e sperimentale. Ora, una fisica già c'era, perché era la fisica cosiddetta generale o classica, che trattava gli argomenti classici della fisica dell'epoca, tenuto da Carlo Barletti, che era un padre scolopio. Invece venne creato un corso per Alessandro di fisica particolare o sperimentale,
che curava, che si interessava delle materie nuove, emergenti dell'epoca, l'elettricità, il magnetismo, il calore, l'acustica, e con un approccio più fenomenologico, poco matematico. In effetti il limite di Alessandro, come vedremo, era quello di saper poca matematica, perché non aveva seguito nessuna scuola specializzata, non aveva nessun maestro, aveva studiato da solo. Ora, ebbe un successo tale, i corsi tenuti da Alessandro Volta, che venne costruito per lui una nuova aula per far posto a tutti gli studenti che si iscrivevano a fisica. È quello che oggi è l'aula Volta, ci stanno 120 persone, lo volle proprio Alessandro Volta, venne costruito nel 1785 e è il cosiddetto teatro fisico, dove faceva anche dimostrazioni ad uso della popolazione, cioè esperimenti di elettrostatica che colpivano la fantasia. Era un po' un intrattenimento, diciamo, l'elettrostatica dell'epoca. Poi nel 1785 è 40 anni, è eletto rettore dell'Università di Pavia. Erano gli studenti, all'epoca erano gli studenti che eleggevano il rettore, erano loro i padroni dell'università, perché tutto pagavano loro i professori. E poi al 46 anni, cioè, ha raggiunto una fama tale, grazie ai suoi articoli, alle sue scoperte, che è nominato fellow, cioè membro della Royal Society, la società scientifica inglese, che era la società più prestigiosa. E la sua attività scientifica, ecco, già nel 75 inventa l'elettroforo perpetuo, quindi una macchina che, insomma, una specie di condensatore, ma che si caricava per induzione e che consentiva di portare un piccolo apparecchio l'elettricità statica ovunque, portatile. Lui aveva la fissazione un po' delle macchine portatili. Poi, incidentalmente, essendo un osservatore della natura, mentre va in barca sul lago di Como, nella una zona paludosa, scopre il metano. Quindi lui si interessava anche di gas, cioè il metano lo caratterizza, senza essere un chimico. Inventa l'odiometro, cioè anche questo ha a che fare con i gas, per misurare la quantità di ossigeno. E poi, eccola, l'unica equazione di Alessandro Volta che ha scritto è quella del concetto di tensione elettrica, potenziale elettrico, che dipende dalla quantità di elettricità attraverso C, che è la capacità. Ecco, poi con una borsa di studio data dal governo austriaco, lui visita centri di ricerca europei. Questa è una caratteristica di Alessandro Volta, avere una mentalità aperta, non provinciale, come purtroppo era d'uso nell'Italia di allora, e quindi va all'estero un po' per farsi conoscere, un po' per conoscere quello che facevano i colleghi, e poi anche reperire apparecchiature che comprava e si portava a Pavia per arricchire il suo laboratorio. Quindi va da visita Franklin, quando era in Francia, Lavoisier, Laplace, Bertollet, Priestley. Questo quindi gli dà questa, diciamo, abitudine ai contatti internazionali, che vedremo è una sua caratteristica. Poi inventa e perfeziona elettrometri. È allo stato della studio dell'elettricità fino all'ultimo decennio, fino al 1790, si studiava l'elettrostatica, studio delle cariche elettriche stazionarie. E tutto questo era cominciato con esperimenti fatti addirittura nel VI secolo a.C. da Taleti, che scopre che strofinando l'ambra con un panno di lana, per esempio, si aveva la formazione di cariche, insomma il corpo si caricava. E da cui il nome elettricità deriva, come sapete, proprio da ambra, electron in greco. E c'erano le macchine elettriche proprio che funzionavano a complicazione, cioè a strofinamento, riuscivano a produrre differenze di potenziale, però in forma che poi si manifestavano in forma di scariche, dell'ordine di centinaia, se non migliaia, no, ma centinaia di volte. Però era un fenomeno assolutamente incontrollabile. E l'utilizzo? Nessuno. O perlomeno
un utilizzo calciare a un utilizzo di intrattenimento. Cioè capitava che nei salotti buoni della società dell'epoca succedevano, si facevano degli esperimenti per colpire la fantasia. Questo è il famoso esperimento del ragazzo volante. Qui vediamo che a sinistra, sulla sinistra in basso, c'è un giovane avante che fa usare una macchina elettrica, e poi questo, attraverso questa dama, va, che tocca, cioè una macchina elettrica che fa ruotare una sfera di vetro. Allora dalla frizione si genera carica elettrica, questa passa attraverso il corpo di questo povero ragazzo, povero, avranno pagato diciamo per quello che faceva, lui mette il dito vicino a una bacchetta metallica che tiene questo gentiluomo e zacca e scotta alla scintilla. Quindi questa era una forma di intrattenimento nell'alta borghesia dell'epoca. Franklin era il nome, è stato diciamo il primo, uno dei primi scienziati dell'elettrostatica. Franklin pensò diciamo poliedrica, uomo politico, uno dei capi della rivoluzione americana per l'indipendenza, e aveva usato un dispositivo in cui c'erano tante bottiglie di Leyda, tutte messe uno accanto all'altro in serie. Cioè a cosa servivano? Per esempio per ammazzare il tacchino prima delle feste, quindi avevano questo uso, diciamo. E mettendo insieme questi crea dette il nome, lui dette il nome a batteria elettrica. Ecco da dove viene il nome batteria. E batteria da che cosa viene? Batteria viene dal linguaggio militare. Lui, bene o male, aveva fatto la guerra d'indipendenza e appunto secondo il linguaggio militare batteria è un insieme di cannoni messi uno accanto all'altro. Quindi un insieme di dispositivi messi uno accanto all'altro. E questo viene da, alla fin fine tutto viene dal latino battere, cioè io batto con l'artiglieria una zona del campo nemico. Ecco, la svolta nello studio dell'elettricità avviene nel 1791, è l'anno della svolta. Perché? Perché a Bologna un medico, professore di medicina e ostetricia all'Università di Bologna, Luigi Galvani, conduce degli studi dell'effetto della elettricità su tessuti animali e sulla stimolazione muscolare. I medici avevano interesse sulla elettricità. E dopo 10 anni di studio pubblica diciamo un resoconto delle sue ricerche in un opuscolo di 58 quattro figure in latino, e c'è questo nome della forza elettrica, un commentario della forza elettrica nel moto muscolare. E ne invia una copia ai più importanti scienziati italiani, fra cui Volta. Ecco qual era il metodo degli scienziati italiani, anche se bravi come Galvani, per diffondere i loro risultati. Quelli che facevano un opuscoletto in latino, quindi pochi conoscevano il latino in tutta Europa, e poi lo inviava personalmente agli scienziati che riteneva potessero essere interessati, fra questo Alessandro Volta. Questo è proprio la prima pagina, la copertina, e si vede che questo è stampato a Bologna, questa è libreria e tipografia dell'Istituto di Scienze, cum approbazione. Cum approbazione cosa vuol dire? Vuol dire che questo è passato dalla curia, addirittura erano i religiosi dell'epoca, l'arcivescovo di Bologna, che dava l'imprimatur, quindi qualcosa che non ha a che fare con la scienza moderna e con la scienza che si stava affermando all'epoca. E qual è l'esperimento? Ma qui c'è un modo, diciamo così, semplice, riassuntivo, e c'è Galvani sul suo balcone, nella sua casa a Bologna, con giardino, e dice a un suo amico, anzi, prima spiega una rana preparata, cosa vuol dire preparata? Ammassata e scuoiata, e appesa con un gancio di rame a una ringhiera di ferro. E poi lui dice all'amico, vedi, con questa bacchetta isolante faccio toccare la rana con la ringhiera e la rana contrae le zampe, una rana morta. E che cosa succede? Succede che questo, che è un esperimento,
sono qui. Proviamo questo. Ce l'ho, guarda. Benissimo, grazie. Allora, un arco fatto da due metalli diversi. Lì c'erano la ringhiera di ferro e il gancio di rame. Questa volta sono un ramo di rame e uno di zinco. E uno va a toccare il rame, va a toccare un nervo, e lo zinco, insomma, l'altro metallo, va a toccare il muscolo. E allora a questo punto c'è la contrazione. Se io poi stacco il contatto, interrompo il contatto, questo torna in stato di riposo. Poi lo riattacco e si va avanti e indietro. E qual è l'ipotesi di Galvani? L'ipotesi di Galvani è che esista un fluido elettrico che è all'interno della rana, e questo fluido elettrico è responsabile di questo, diciamo, passaggio di corrente stimolato dal contatto. Diciamo, è come se fosse un condensatore, una bottiglia di Leyda, diciamo. Quindi la teoria è la teoria ipotesi dell'elettricità animale. Il tessuto animale contiene una forza vitale, l'elettricità animale, che attiva nervi e muscoli. L'elettricità animale è diversa dalla elettricità naturale, quella dei fulmini, e dall'elettricità artificiale, quella generata dalla frizione delle macchine elettrostatiche. E i tessuti si fa con questo. Facciamo un secondo cambio, sì, perché questo è fisico. Ok, metto le pinne. Questo fischia da mano, che sta schiacciando. Forse perché c'era qua dentro qualcosa, c'era il telefono. No, non c'è. Allora, cioè, è come se io collegassi, diciamo, una bottiglia, l'armatura esterna e l'armatura interna di una bottiglia di Leyda. E allora avviene la scarica, eh? E così si comporta la rana. E allora Volta, che ha letto questo opuscolo, rimane fortemente impressionato e si mette a ripetere tutti gli esperimenti fatti da Galvani. No, di più che lui, e dice, ah, ecco, questo poi lo pubblica sul giornale della Royal Society inglese, e dice, ho reso conto su alcune scoperte fatte da Mr. Galvani di Bologna, con esperimenti e osservazioni su questo, cioè esperimenti fatti da lui e osservazioni, cioè la formulazione, vedremo, di una diversa teoria. E ecco, lui scriveva nel giornale inglese, però cioè, accettava anche articoli in francese. Lui scrive in francese, sapeva anche l'inglese, ma il francese era proprio la sua seconda lingua. E cita appunto l'opuscolo di Aloysius Galvani, Luigi Galvani, e dice, contiene una delle più belle e sorprendenti scoperte e il germe di molte altre, quindi riconosce, non è che si appropria dell'idea di Galvani, riconosce, e lo prova su tanti animali, sulle rane, sulle lucertole, topi, polli, di tutto, insomma. Cioè, ma perché, accidenti, come faceva? Era uno zoologo? No, non era uno zoologo, ma l'istituto di fisica era accanto all'istituto di zoologia, quello diretto dal Lazzaro Spallanzani. Quindi non che fosse amico di Spallanzani, ma si vede qualche zoologo gli passava tutti gli animali belli, pronti, scuoiati, e lui faceva questi esperimenti. E cioè, questo lavoro ha un successo tale che la Royal Society gli assegna nel 95 gli assegna la medaglia Copley, la Copley Medal, che era una medaglia che veniva annualmente assegnata agli scienziati, fisici, chimici, medici. Era una specie di premio Nobel dell'epoca. Quindi, per le sue comunicazioni esploratoria di certi esperimenti pubblicati dal professor Galvani. Quindi anche gli inglesi riconoscono Galvani. Al punto, è come se fosse un premio Nobel assegnato a due ricercatori. Quindi è un premio Nobel assegnato all'Italia. Questa è la medaglia Copley e si può vedere chi l'ha vinta, insomma, un po' nel corso dei secoli. Franklin, Priestley, Volta, Humphry Davy,
Oersted, Faraday, Berzelius, quindi chimici, fisici, von Liebig, Darwin, Joule, Wöhler, Pasteur, insomma proprio i premi Nobel dell'epoca, tutti questi scienziati. È interessante notare che tre di questi, Davy, Oersted e Faraday, si sono ispirati a Volta, non solo, ma hanno fatto gli esperimenti, perlomeno i primi esperimenti, con delle pile a loro donate da Alessandro Volta. Quindi Volta, diciamo, viaggiava, si portava con le sue pile, andava dal suo ospite e gli regalava una pila. Questi hanno fatto i primi esperimenti. Qual è la teoria di Volta? L'ipotesi è l'elettricità metallica, cioè l'elettricità non ha nulla a che vedere con il fluido elettrico, no? Nasce semplicemente dal contatto di due metalli, cioè due metalli a contatto generano una differenza di potenziale, è l'ipotesi metallica, un'ipotesi tutta fisica. Quindi il tessuto muscolare della rana si comporta come un conduttore di seconda specie, la rana o l'insetto, quello che è, l'animale, chiude il circuito. Quindi questa è la teoria metallica del 1793. Però questa teoria va dimostrata, è un'ipotesi. E quando chi l'ha dimostrata? L'ha dimostrata allo stesso Volta nel 1800, cioè dopo 7 anni di esperimenti, in condizioni, vedremo, anche non precarie, Volta riesce a dimostrare. Ora vediamo come. Questo naturalmente viene pubblicato in un lavoro della Royal Society, ancora scritto in francese, cioè del 20 marzo 1800. Alcuni risultati, ecco, l'elettricità citata dal semplice contatto di sostanze, di conduttori di differente natura, cioè per esempio rame, zinco, argento, zinco. Risultati, lui preannuncia risultati frappanti, cioè risultati straordinari. E cosa, dunque, questa è una delle dispositivi, come se la corona di tazze, una corona di tazze, e poi invece ci sono le colonne di dischi. Questi sono due modi per realizzare quella che poi si chiama generalmente pila. Ora, in realtà, quella superiore è una batteria, perché ci sono tanti pezzi messi uno accanto all'altro. Quella sotto, che invece ci sono tanti dischi uno sopra l'altro, è una pila, una colonna, in latino, una colonna, un pilastro, diciamo. Ecco, quindi, semmai, ecco. Però lui non le chiama così, vedremo. Allora, come si passa dalla rana alla cella galvanica, alla batteria, alla pila? Dalla rana alla cella galvanica. Ora, noi a posteriori, questo esperimento in laboratorio della rana scoiata e l'arco di metallico, possiamo realizzarlo, diciamo, artificialmente con qualcosa di inanimato. Qui poi c'è un elettrodo di CU, oggi lo chiamiamo elettrodo, qui c'è un elettrodo di zinco e qui c'è l'elettrolita, il conduttore di seconda specie. No, sono termini nostri questi, che vengono dal 1848 introdotti da Faraday, ma lo chiameremo elettrolita. E allora, se lo voglio realizzare in laboratorio, cosa faccio? Prendo un becher, lo riempio di una soluzione salina, che è l'elettrolita, la soluzione elettrolita NaCl, per esempio, che io sciolgo, e poi ci metto l'elettrodo di rame e l'elettrodo di zinco. E questa è... Quindi qui si crea poi il polo positivo, qui si crea il polo negativo. Questa è una cella galvanica. Il nome galvanico, galvanismo, l'ha inventato Volta. Cioè è lui che ha voluto riconoscere il merito, diciamo, dell'invenzione. Tant'è vero, oggi si parla di galvanismo, celle galvaniche, galvanometro. E questa è noi oggi la chiamiamo cella galvanica. È una cella galvanica in cui ci sono cariche che si muovono dall'elettrodo di zinco a quello di dall'elettrodo di, secondo la convenzione di rame, a quello di zinco, e con passaggio di corrente, e sotto è assicurata dall'elettrolita. Allora, torniamo a quella corona di tazze. Dispongo n celle galvaniche, diciamo zinco, rame, e così. E
Ecco, queste sono quelle di Volta. Questo è l'apparecchio a quello delle tazze. Ora, Volta, che cosa aveva fatto? Aveva messo in serie quattro archi di metallici. Ma in realtà, quello che produce corrente sono tre celle galvaniche. Sono queste tre. Quelle esterne sono superflue. Servono eventualmente per metterci le mani e pigliare la scossa. Al crescere di N cresce l'intensità della scossa. Quindi se ce ne metto 3 prendo una scossa trascurabile, se ce ne metto 10 comincio a sentire una bella scossa che passa nel mio corpo. E questa è la batteria. Come rendere la corona di tazze portatile? Una trovata geniale di Alessandro Volta. Perché cosa dice? Metto le celle galvaniche una sopra l'altra. Eccole qua. E c'è il zinco. Quindi c'è un disco di zinco, una rotella di cartone imbevuta di acqua salata e poi un disco di argento. E li metto uno sopra l'altro. E questi sono in tutto, se li contiamo, sono 8 archi di metallici, ma in realtà sono 7 celle galvaniche, perché questi dischi superiore e inferiore sono superflui, d'accordo? Sono superflui. E al solito io ci metto un conduttore, un filo di rame sopra e sotto, ci metto un dito e prendo la scossa. Questa è la dimostrazione che passava corrente. E questo lo chiama apparecchio a colonna, oppure organo elettrico artificiale, oppure apparecchio elettromotore, da cui forza elettromotrice, un concetto introdotto anche questo da Alessandro Volta. E qui si vede il manoscritto di Volta che è conservato all'Istituto Lombardo e che quello poi da cui è originato il lavoro, le figure, si vedono le figure fatte da dove si vede che si possono mettere per aumentare la differenza di potenziale invece di fare una colonna altissima che poi mi casca addosso, io metto tante colonne in serie. Volta, diciamo, misura, cioè rileva il passaggio di corrente con i suoi sensi dello stesso Alessandro Volta. Questa volta fa le cose un po' alla buona, diciamo, perché vedremo le condizioni precarie in cui sono condotti questi esperimenti. Qui col tatto l'abbiamo già visto. Però anche col gusto si riesce a sentire. E lo possiamo, un esperimento che possiamo fare anche oggi, che sicuramente avete fatto, perché se voi prendete una batteria da 9 volte, e qui c'è il polo positivo e qui c'è il polo negativo, e lo mettete sulla lingua, sentite frizzore. Ora si sente un frizzore e basta. Ma se fossero abbastanza separati, noi, siccome sentiamo il frizzore, perché da una parte si forma H+, e quindi sento il vero frizzore acido, dall'altra parte si forma H-, quindi dovrei sentire un gusto amarognolo, un gusto amarognolo. Io non ce l'ho mai sentito, però se fossero separati, o se uno ha una sensibilità più spiccata, può distinguere. E questo perché? Perché in realtà si sta facendo un'elettrolisi, e quindi al più, che poi si chiama anodo, si forma ossigeno e H+, per bilanciare i 4 elettroni, quindi vengono rilasciati elettroni, e invece al catodo si formano H-, si svolge idrogeno e si formano H-, per bilanciare le cariche, diremo oggi. Quindi ecco perché c'è questo, la percezione è questa. E poi se io lo metto negli occhi, ho provato anche questa volta, vedo un lampo, l'udito, anche quello con l'udito, sente qualcosa. Con l'olfatto? No, con l'olfatto non si sente niente. La corrente elettrica, se non altro, non ha odore. E qui dice, questa circolazione senza fine del fluido elettrico, questo movimento perpetuo, e questa è un'affermazione un po' grave per un fisico, il movimento perpetuo, sappiamo, non esiste. Però dice, può non essere spiegabile. Ma d'altra parte è vero, è reale e lo si tocca, per così dire, con mano. Questa è la debolezza, vedremo, dell'ipotesi del contatto metallico. Se fosse dovuto al contatto metallico, la circolazione di elettroni o comunque di corrente, effettivamente sarebbe continua, perpetua, eterna. E invece finisce, le pile si scaricano.
poi dice questa proposizione, questa affermazione che scoperte sul galvanismo, spero non avranno più contraddittori, perché era scoppiata in quel decennio la polemica fra la teoria di Volta, cioè la teoria di Galvani e la teoria di Volta, e c'era stata, diciamo, erano due ipotesi su cui si erano schierati scienziati, più i biologi dalla parte di Galvani, più chimici e fisici dalla parte di Volta, circa la natura. Quindi, cioè, a questo punto basta, ho vinto io, perché con questa dimostrazione il fluido elettrico non c'entra niente. Non avrà più dei contraddittori. Questa è una trovata geniale di Alessandro Volta. Ma come gli sarà venuta in mente? E lui dice, ma essere sincero, mi sono ispirato alla zoologia. Cioè lui ammette che non è proprio una sua idea originale, una genialata. E perché? Perché lui si è ispirato, dice, alla torpedine. Però la torpedine è uno di quei pesci elettrici, perché ha dentro di sé un organo elettrogeno che produce un campo elettrico la cui scarica può variare fra 50 e 220 volt. E a che gli serve a questo? La torpedine è un pesce cacciatore, un pesce predatore, quindi lui si mette appiattito com'è sulla sabbia del fondo, passa qualche pesce, gli dà una bella scarica, lo sramortisce o lo uccide addirittura e quindi lo può prendere. Ma questo era noto alle proprietà elettriche, elettrostatiche, diremmo, della torpedine, erano note dall'epoca romana. Per esempio qui a Pompei c'è un mosaico in cui fra tutti i pesci, che saranno i pesci disponibili nel Mediterraneo all'epoca, c'è anche la torpedine. E lo stesso Scribonio Largo, che era un medico, ma che ha scritto qualcosa, era medico dell'imperatore Claudio, ha scritto una composizione mediche, ma sarebbe sì una serie di rimedi, diciamo, ecco, c'è circa 200 rimedi contro le varie malattie, e dice il mal di testa, anche se cronico e insopportabile, può essere eliminato per sempre mettendo una torpedine nera viva sulla zona dolorante. Invece di mettere la borsa del ghiaccio, uno si mette la torpedine e gli passa il mal di testa. E poi dice, per ogni tipo di gotta, una torpedine nera, viva, deve essere posta sotto il piede, quindi se la tiene lì. Il paziente dovrebbe stare però sulla riva bagnata del mare, dovrebbe restare così fino a che la gamba, fino al ginocchio, si intorpidisce. Allora a quel punto gli passa tutti i dolori. Ma insomma è una elettromedicina che anche oggi in qualche modo è perseguita. Perché? Ora, c'erano degli studi all'epoca, era un grande interesse questi studi di anatomisti, zoologi, sugli organi elettrici. E gli organi elettrici della torpedine sono costituiti da centinaia di colonne verticali, strettamente impacchettate, ognuna divisa in numerose partizioni discoidali. Quindi è un qualcosa del genere. Questo sarebbe l'organo elettrico naturale, secondo Volta, in cui c'è una colonna, e qui lo scrive nel suo lavoro, una colonna dell'organo elettrico della torpedine consiste in molte colonne membranose riempite una all'altro di un granulo di enamel pellicolo in forma di dischi, colonne e dischi. E fra queste cola un qualche umore. Quindi ecco che sarebbero i dischi messi uno sopra l'altro, e poi c'è un umore che sarebbe la soluzione elettrolitica, cioè quelli che sono le roselle di cartone imbevute di soluzione salina. Quindi è da questo che è naturale per Volta pensare, beh, è una genialata anche questa, perché non so chi sarebbe venuto in mente, dice, no, io la mia corona di tasse la realizzo così, copiando dalle torpedine. E se visitate l'aula Volta a Pavia, che oggi è usata soltanto per cerimonie, insomma conferenze speciali, eccetera, c'è anche un busto di Alessandro Volta. E se si va a leggere, questo è del 31, è stata fatta nel 31, quindi fatta ispirata dall'allievo che ha preso il suo posto alla cattedra con Pigliacchi, e dice Alessandro Volta, principe della cosa elettrica, l'elettrologia,
avendo meditato sulla forza della torpedine, raia torpedine, interprete della natura e emulo, come se la grandezza di volta fosse stato, guardate, io sono riuscito a replicare la torpedine, la torpedo. Guardate che... No, invece non aveva capito niente questo allievo degenere, perché insomma, la pila di volta è già all'epoca, nel 31, aveva ben altri impieghi, ben altre applicazioni, ben altri scopi. E qui questi gentiluomini stanno parlando della pila di volta, e uno dice, sì, ma come funziona la pila di volta? E questo dice, ah, questo ce lo dirà la chimica fra un centinaio di anni. E infatti bisogna arrivare alla fine dell'Ottocento, ma su quale reazione si basa? Noi siamo chimici, ci piace scrivere le reazioni chimiche per spiegare gli eventi, questa è la nostra caratteristica. Allora, si basa su questa reazione. Lo zinco che reagisce con l'acqua in soluzione neutra si forma il grosso di zinco e idrogeno. Questo è un ossido di riduzione, perché ci sono zinco che cede due elettroni e l'idrogeno, la numero di ossidazione più uno, passa alla numerazione zero e si forma due elettroni. Questa è la reazione. Allora io ho i due elettrodi, qui c'è NaCl, e cosa succede? Al polo negativo, al catodo, è lo zinco che passa in soluzione come zinco 2 più e rilascia elettroni. Gli elettroni dove vanno? Vanno all'altro elettrodo, quello di argento, al positivo. E l'argento non prende elettroni, non so che farsene. Però sull'argento l'acqua prende gli elettroni, cioè l'acqua che si affaccia sull'elettrodo prende elettroni e si forma idrogeno che gorgoglia via. Eccolo qua. E che cosa è successo? Cioè, sono rimasti in soluzione zinco 2 più OH meno. Voi che conoscete il KPS del grosso del zinco, dice no, questo non sta in piedi, precipita. E infatti la reazione somma è questa, è quella che avevamo visto, precipita lo zinco. E allora si deve vedere un straterello bianco di idrossido di zinco che si deposita sull'elettrodo di zinco e addirittura semmai va un pochino floccula e va a finire sul fondo. E di questa volta purtroppo non si accorse, che era la spiegazione chimica. Poi il circuito è chiuso perché ne ha più, va di qua, il bilancio CL meno va là, e quindi il circuito elettroni e ioni che passano sotto. L'argento non partecipa alla reazione, funziona da supporto per lo scambio elettronico, è lì, è l'elettrodo inerte, e l'argento può essere rimpiazzato dal più economico rame, come ora siamo abituati a vedere, ora la pila di volta pensiamo al rame zinco, non argento, può essere rimpiazzato dal rame. Tanto non fanno, serve solo per scambiare elettroni, portare elettroni e cederli all'acqua. L'elettrodo di zinco si consuma via via fino a esaurirsi, però. Quando si è esaurito lo zinco, la pila non consuma più, finisce il passaggio di elettroni. Quindi è contraddetto l'idea del movimento perpetuo, il moto perpetuo delle cariche non esiste. Allora, abbiamo visto che ci sono tre interpretazioni di funzionamento della pila. Okay. E intanto c'è prima, la prima partita è fra elettricità animale, e giocano nella squadra dell'elettricità animale, Galvani, Capitano, Spallanzani, Aldini, che era il successore di Galvani, che fra l'altro era anche il genero. E questi si scontrano con le squadre dell'elettricità metallica o da contatto, quella volta, ma ci sono dei signori scienziati che sono d'accordo, anche dei chimici, addirittura Devi, Hoegener, Zamboni, Matteucci, Karsten. E qui naturalmente vince l'elettricità metallica. E questa partita dura 10 anni, c'è tanti. Ma però dopo l'elettricità metallica deve scontrarsi con un'altra squadra, che è la squadra dell'elettricità chimica. Cioè, l'elettricità è dovuta a processi redox che avvengono all'interno della cella. E in questa squadra ci sono dei bei giocatori, si comincia da Fabroni, Wollaston, Hester, Becquerel, Schoenbein, Faraday, Groewe, e naturalmente vince l'elettricità chimica. Però questa partita dura molto di più, dura 100 anni, siamo arrivati al 1900 per avere, o la fine dell'Ottocento, per avere il responso. E questo perché?
perché bisognava che qualcuno formulasse, cioè esistono delle azioni di ossidoriduzione che si possono scomporre in due semireazioni, e viene scoperto l'elettrone, quindi esiste l'elettrone. E questo è Thomson che dà, diciamo, l'impulso decisivo, anche se era un fisico atomico. Bene, ma nei libri di testo di chimica generale come viene spiegata la pila di Volta? Io lo so, non viene spiegata. Tant'è vero, se voi aprite un libro, c'è l'elettrochimica, la pila di Volta, e fanno vedere una pila di questo, non è quella di Volta originali, se li abbiamo persi tutti, perché nel 1900 un'esposizione fatta a Como, ci fu un grande incendio e ha distrutto tutto, quindi non c'è più niente del laboratorio di Volta, purtroppo. E invece subito dopo si parla della pila Daniel, si salta subito più di Volta, e un antivero, molti fanno confusione, cioè più di Volta, c'è il zinco, rame così e funziona così. Oh, intanto questa è la versione didattica, perché la pila Daniel, ora la vediamo, la cella Daniel, e poi questa non è una pila, ma è semplicemente una cella elettrica. Una cella elettrica che è fatta da due semicelle separate, questo è importante. Quindi questa è la vera cella Daniel, fatta nel 1836 da un chimico inglese, e è fatta così. Prima c'è un vaso di vetro, ora vediamo la sezione dall'alto. Poi dopo c'è un cilindro di zinco. Poi dopo c'è un vaso poroso, un vaso di terracotta poroso. E dentro c'è un cilindro di rame. Poi ci metto le soluzioni. Qui ci metto acido solforico molto diluito. E qui dentro invece ci metto solfato, soluzione di solfato di rame. Per essere sicuro che la soluzione è satura, io prendo e ci butto dentro dei granuli di solfato di rame. E quindi questo è John Friedrich Daniel, che era professore di chimica alla East India Company Military Seminary a Edinburgh, cioè gli inglesi conquistatori del mondo preparavano i loro funzionari che andavano poi a amministrare le varie province dall'India, il Pakistan, l'Egitto, con gente che aveva studiato anche chimica, cioè aveva un signor professore di chimica, questi sapevano tutto, e perché lui fa questo? Perché nella pila di idrogeno, per le applicazioni, siamo passati già nel mondo della tecnologia, gli inglesi molto pratici dicono: ma cosa si fa con la pila di Volta? La pila di Volta non funziona bene, perché se si forma idrogeno, questo aderisce al catodo di rame e fa aumentare la resistenza. Quindi lui separa la semicella zinco a quella di rame col vaso poroso e poi dice: attenzione, io non sfrutto più la reazione dell'idrogeno che si riduce, dell'acqua che si riduce a idrogeno, che mi produce idrogeno. No, ci metto dentro il rame 2+, che è un ossidante più forte dell'acqua, ovvio, e si riduce al rame, e quindi non si forma idrogeno. Quindi le batterie di celle Daniel, quella è una cella poi messa insieme, vennero usate poi da allora, sono una ventina d'anni, per alimentare le reti telegrafiche. Aveva un'applicazione immediata. Gli inglesi, popolo fortemente empiricista, hanno trovato subito questa applicazione. Su quale reazione di ossidoriduzione si basa la cella Daniel? Questa la sapete tutti, l'avrete anche fatta, zinco più rame 2+. Quindi se io prendo per esempio una lamina di zinco, la metto in una soluzione di solfato di rame azzurro, cosa succede? Il rame si deposita sul lettro di zinco e a spese del rame 2+, e quindi si vede che la soluzione ha un colore azzurro più tenue perché è scomparso. Dice: ma il rame non ha mica questo colore nero, il rame lo conosco bene, è rosa salmone. Perché? Perché questo signore qua ha operato male, cioè ha usato una soluzione troppo concentrata di solfato di rame, e allora il rame, precipitando, non ha fatto a tempo a creare il reticolo di rame e depositarsi strato per strato sullo zinco, ma è venuto giù in forma microcristallina, aveva voglia di, e ha quindi questo colore nero. Quindi se lo rifate, se lo fate in laboratorio, usate una soluzione fortemente diluita. Allora si vede proprio una bella patina di rame.
come funziona, va bene. E qui la novità è quella del Ponte Salino. Ora il Ponte Salino ce lo mettiamo noi, perché lui ci aveva messo il setto poroso di terracotta, ma noi prendiamo il Ponte Salino e cosa succede? Le semireazioni sono queste, questa è la reazione complessiva, lo zinco passa in soluzione, gli elettroni vanno al rame, e al rame, quindi c'è il rame 2 più che si riduce, non si riduce l'acqua a idrogeno, E poi diciamo il circuito è chiuso perché il nitrato va dal Ponte Salino, va a rimpiazzare, cioè va a neutralizzare gli ioni zinco 2 più che si formano, e di qua invece nel rame 2 più scompaiono gli ioni positivi e il K più del nitrato va giù, e quindi sì, anche qui c'è il passaggio di cariche assicurato dall'incrocio degli ioni. Se poi dopo lavorate, come sapete, in condizioni normali, uno molare, siamo a 25 gradi, la differenza di potenziale, il delta è 0 in condizioni normali, è 1 e 10 volte. Tutte cose che sapete benissimo. Ma cosa ci insegnano Volta e Daniel di importante? Qual è il messaggio che ci danno? Che ogni reazione di ossidoriduzione può essere scomposta in due semireazioni. Per ogni semireazione posso costruire una semicella. Se connetto due semicelle con un ponte salino o anche con un setto poroso e con filo metallico da sopra, gli elettroni che passano sul filo generano corrente elettrica continua e costante. Quindi io converto energia chimica in energia elettrica. Questa è la. Quindi avete in mente una semireazione, cioè cosa vi viene in mente? Permanganato più ione ferroso, ce l'ho fatta tante volte, sono stato lì a sgocciolare. E come si fa a fare? Ci metto due elettrodi inerti, dico platino, una parte ci metto il permanganato in soluzione acida, là ci metto l'ione ferroso, e invece di fare la reazione cortocircuitata mescolando direttamente due Becher, questa volta la reazione avviene, ma gli elettroni passano, allora io accendo una lampadina, ci metto un LED e vedo. Quindi questo anche si presta bene a esperimenti didattici. Un aspetto più socio-storico. Questo lavoro viene inviato da Como, nel milanese. È datato Como. Come Como? Professore a Pavia? Cosa c'entra? C'è mica l'università a Como? Allora non c'era. Ora, da qualche anno c'è. E perché? Poi lui dice, io sono professore di filosofia naturale, cioè di fisica, all'Università di Pavia. E il problema è che all'epoca in Europa, in Italia, nell'Italia centrale c'era Napoleone. E questo cambiò un po' le cose. Vediamo come vanno le cose in Lombardia. Allora, dall'inizio del Seicento c'è il governo austriaco, che non era tanto male, il governo austriaco. Però poi arriva Napoleone e instaura la Repubblica Cisalpina, butta fuori gli austriaci e la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna diventano Repubblica Cisalpina, non più uno Stato assolutista, monarchico assolutista, ma uno Stato finalmente democratico. Poi Napoleone che cosa fa? Si lascia prendere dal fascino dell'Oriente e va in Egitto. Quindi va in Egitto, sguarnisce l'Italia e quindi tornano gli austriaci aiutati dai russi, tornano e riprendono l'università, la zona. Poi dopo, finalmente, dipende dal punto di vista, torna Napoleone, battaglia di Marengo, e buttati fuori gli austriaci e viene instaurato, non più la Repubblica, perché Napoleone ha cambiato un po' le sue idee, e il Regno d'Italia. E come vanno le cose all'Università di Pavia? Allora, il governo austriaco, quando arriva Napoleone, l'università viene chiusa, gli austriaci chiudono l'università. Non più mai. Però Napoleone dà un grande peso all'istruzione, addirittura alla scienza, come strumento di progresso, e viene riaperta con criteri più democratici. Poi Napoleone se ne va, allora gli austriaci tornano e cosa fanno? L'università viene soppressa, viene chiusa definitivamente. I professori vengono licenziati, tutti, quelli che avevano preso posizioni politiche vengono incarcerati. Fra questi Carlo Balletti,
il quale era un abate, però si era lasciato prendere dagli ideali rivoluzionari e democratici, era diventato commissario e quindi viene incarcerato. Poveretto muore in prigione nel febbraio del 1800. Se riusciteva ancora qualche mese, fino a giugno c'era la battaglia di Marengo e tornava, e invece è andata male. E Volta cosa fa? Volta era un politico, per principio era uno scienziato, si interessava solo di scienza. E allora cosa fa? Lui si ritira nella sua casa, poi dopo torna Napoleone, dopo Marengo, in Italia, e l'università viene riaperta. Ora, il periodo dell'università soppressa è proprio il periodo in cui Volta formula e realizza la sua pila, la sua colonna di dischi. E come fa a lavorare allora? Lui si ritira nella sua casa in campagna di Lazzate e costruisce la pila. In che laboratorio? Io dico in cucina, magari ci avrà avuto una che aspettava, dice la moglie, ha finito di lavorare, dice ora puoi venire. E lui va, no, avrà avuto il suo laboratorio, ma fatto con strumenti di fortuna, certamente non come nel suo laboratorio a Parigi, con l'appoggio degli altri scienziati. Quindi Lazzate è qui, che è a 16 km da Como, 24 da Pavia, da Milano, 54 da Pavia, una distanza abissale per l'epoca, cioè per l'epoca perché c'era la guerra, c'era la guerra, quindi lui sta là. E questo spiega perché la pila Alessandro Volta viene associata a Como e non all'Università di Pavia, come meriterebbe, perché è un prodotto dell'Università di Pavia, fatta da un professore dell'Università di Pavia, in laboratorio, pensata, da un professore dell'Università di Pavia. Quindi questa è la famosa, voi non l'avete mai vista, ma noi la conoscevamo bene, noi insomma over 50, era la banconota da 10.000, e sul retro compare l'immagine del Tempio Voltiano di Como. Perché? Proprio perché è associata a Como, in realtà non era nemmeno Como. E quindi è andata male per Pavia, no? Potevano venire le due torri, simbolo dell'Università di Pavia, al posto del Tempio Voltiano, è andata così. Come la notizia dell'invenzione della pila si diffuse in Europa? Allora qui c'è un punto interessante, perché riguarda la comunicazione scientifica in generale, ma soprattutto a cavallo, in quell'epoca, a cavallo fra il 700 e il 900. Ma le cose non sono cambiate granché, perché qui c'è una giovane ricercatrice in laboratorio e dice: ma io ho ottenuto degli splendidi risultati, ma non so dove pubblicarli. Deve pubblicare, perché è un suo dovere. Uno fa una ricerca pagato dallo Stato o da qualsiasi agenzia, ha il dovere poi di pubblicare il frutto del suo lavoro. Qui si può scegliere fra diversi giornali, dipende, dal più prestigioso che è Nature. E qui c'è un numerino, questo numerino è un numerino che indica il prestigio, si chiama Impact Factor, misura l'importanza della ricerca sulla rivista scientifica, basato sul numero di citazioni. Insomma, un sistema per certi versi, qualcuno discute, ma bene o male è qualcosa di oggettivo. Poi c'è il giornale della Società Chimica Americana, fra le società il più prestigioso, di 14-15. Poi c'è anche Van de Chemie, un po' più basso, tedesco. Poi c'è il Proceeding National Association Science americano, Chemical Science della Royal Society, ancora esiste la Royal Society. E quindi una seconda della... Capisci se il giornale, questo è un lavorone, lo pubblico su Nature, no, questo invece lo mando al JAX, quest'altro invece, e c'è questa, poi tutti però sono a disposizione di tutto l'uditorio scientifico mondiale. All'epoca le cose non cambiavano, perché c'erano tanti, non quelli di oggi naturalmente, ma c'era la Philosophical, la Royal Society, la Società Chimica Inglese, la Società Chimica Francese, gli Annales de Chimie et de Physique, la Società Chimica Tedesca. Poi, attenzione, c'erano anche dei giornali privati, cioè giornali fatti per scopo di uso, cioè mi faccio il giornale e poi lo vendo, ma un giornale scientifico. E questo era fatto a Londra,
L'editore era William Nicholson, che vedeva un personaggio interessante, uno dei coprotagonisti di questa storia. E poi c'era anche il Philosophical Magazine, e questo editore era Alexander Dick, un altro scienziato. Lui Nicholson era un chimico, questo invece era più fisico. E in Italia, per esempio, c'era questo, che era edito da Luigi Valentino Brunatelli, primo professore di chimica generale all'Università di Pavia. Però lui aveva questa mania di fare l'editore, e qui pubblica per esempio gli annali di chimica. Come faceva lui? Lui leggeva tutti gli articoli delle altre riviste, qui più interessanti, li traduceva in italiano e li pubblicava. Poi c'erano anche autori italiani, per esempio Volta, che era il suo collega, era il suo amico, erano amici stretti, e di tanto gli mandava la copia del lavoro inglese e lo mandava in italiano, lui lo pubblicava. Ma cioè, non poteva fare chimica, specialmente con la prima di Volta, poteva fare tante di quelle cose. Insomma, aveva questa passione, non era proprio un gran chimico, però serviva a qualcosa, perché gli italiani provinciali non leggevano i giornali internazionali, anche perché non conoscevano l'inglese, il francese e il tedesco, però erano messi al corrente dei progressi della scienza attraverso i giornali, ne ho fatti tanti, di Brugnatelli. Ora, Volta, abbiamo visto, lui sceglie, era fellow della Royal Society, quindi figuriamoci, lo manda alla mandato alla Royal Society. E chi lo manda? Lo manda all'editore. L'editore Sir Joseph Banks, che era un vero barone, naturalista botanico, basta dire che è stato presidente della Società Inglese per 43 anni. Quindi noi ne abbiamo avuto in Italia di baroni, belli, sodi, ma come questo, nessuno. Quindi era, in quanto presidente, era editore della... Allora come vanno le cose? Allora, nel 20 marzo abbiamo visto lui, Volta invia a Londra con la posta normale, invia un extended attack di 4 pagine. Però già si spiega tutto, come viene fatta la pila, e sommarizza, riassume gli esperimenti, che poi era prendere la scossa essenzialmente. Poi non si fida però, cioè quando ha fatto il lavoro completo, questo lo dà nelle mani di un mercante comasco, evidentemente suo amico, che va a Londra, che lascia l'Italia per Londra. E quindi lui dice, guarda, portalo te alla Royal Society. Ora, il 15 aprile però, Banks riceve l'abstract e lo passa. Cioè rimane talmente impressionato da questo lavoro, da questa invenzione, che lo passa a... chiama colleghi, amici, e glielo fa leggere. Lo passa. Com'è possibile tutto questo? Ma se andiamo a leggere oggi in tutti i giornali scientifici le responsabilità etiche, per esempio i giornali della Royal Society, uno diceva il manoscritto è strettamente confidenziale, non può essere mostrato o discusso con altri. E invece questo l'ha fatto. Cioè, ma perché l'ha fatto? Ma perché l'ha fatto? In buona fede l'ha fatto, cioè è rimasto talmente impressionato da questo lavoro, aveva intuito, non era stupido, della potenza rivoluzionaria di questa scoperta, che lo passa. Fra questi c'è un medico, Anthony Carlyle, che è chirurgo all'ospedale di Westminster, poi dopo fa carriera, diventa professore di anatomia della Royal Society e diventa addirittura medico personale della Re d'Inghilterra. E questo completa la costruzione della pila. Lui legge questo estratto, dice: come fare argento e zinco fatta da 17 mezze corone? La corona è una moneta d'argento. Lui non sta a farsi dischi, è una moneta d'argento, ciascuna all'epoca costava in soldi di oggi sarebbero 6,3 euro. 17, 89 euro. 89 euro sono tanti per un medico, no, per un chimico comincia a pensarci. E ha fatto la pila, ma non sa cosa farsi. Allora chiama in soccorso l'amico William Nicholson, che era quello l'editore del Journal of Natural Philosophy, il primo giornale di scienze privato. Eccolo qua, questo è un chimico famoso, cioè un noto, insomma, ecco. Anche lui traduceva lavori, giornalista, lui era scienziato. Qui c'è un'illustrazione che forse avete visto di Carlyle e Nicholson, che hanno rifatto la pila. E
Ora in realtà cioè non è che fanno, cioè, si misurano con un elettroscopio, misurano il potere, la differenza di potenziale, insomma, ecco. E poi si fanno questa pila e poi li congiungono sopra e sotto con un filo d'ottone perché al solito vogliono pigliare la scossa. Ora Nicholson dice, ma un momento, per migliorare il contatto fra argento e il filo, io ci metto una gocciolina d'acqua. Ci metto una gocciola d'acqua, metto una gocciola d'acqua e vedo lui, chimico, bravo, attento, vede che si sviluppano delle bollicine. Mi penso, ma sarà mica idrogeno. E allora fa un esperimento più organizzato, prende il filo d'ottone di qua, filo d'ottone là, che si comportano da elettrodi, e si vede che all'elettrodo negativo, al catodo, si svolge proprio, che lui lo raccoglie magari in una provetta rovesciata, poi gli dà fuoco, sente boom, la botta, il sibilo, dice questo è idrogeno. Ora, l'ottone è una lega, come sappiamo bene, è una lega rame-zinco, quindi praticamente è un elettrodo di zinco questo, è un elettrodo di zinco. E al catodo si svolge un gas, idrogeno, all'anodo si forma uno strato biancastro. Ora, quindi noi sappiamo, ora si fa l'elettrolisi, quindi al catodo è l'idrogeno, l'acqua che prende elettroni e si riduce all'idrogeno, all'anodo è lo zinco, quindi sarebbe la pila rovesciata, che si ossida. E poi al solito precipita l'idrossido di zinco, ecco perché. Quindi questo è il primo esempio di elettrolisi, di composizione dell'acqua indotta dall'elettricità. Però questa è un'elettrolisi parziale, perché non è che viene fuori idrogeno e ossigeno. Quindi viene fuori soltanto idrogeno. Allora, a questo punto il dottor Carlyle, il medico, non è più interessato, troppa chimica, a me che me ne importa, cioè, va via, e lascia il va via il gioco e si porta via come fanno i ragazzi, si porta via il pallone, dice no, io non gioco più, il pallone. E allora Nicholson dice no, io continuo, non usa gli half crowns ma sottilissimi dischi di argento. Perché? Perché non è ricco come medico, lui i soldi non li può, quindi tanto fanno lo stesso, continua ad esperire falsi. E qui lui come chimico prova, dice prova diversi elettrodi, e fino a che prova. Quindi riesce a fare una pila con 66 coppie di argento-zinco. Fra l'altro se la fa riprestare da Carlyle, Carlyle la dà. Quindi un po' c'è quella di Carlyle, un po' quella che ha fatto lui con i dischi sottili, e prova una varietà di elettrodi metallici, fino a che non prova due elettrodi di platino. E qui vede che si sviluppano gas a tutti e due gli elettrodi, sia l'elettrodo positivo che l'elettrodo negativo. Ma lui si accorge, chimico fine, che al catodo si formano più bollicine di gas che all'anodo. Allora dice, misuriamolo. Quindi gli esperimenti vengono inseriti in due provettoni rovesciati pieni di soluzione. Così il gas che si forma, dopo 13 ore di elettrolisi, cosa succede? Ha spinto giù l'acqua, e vede che effettivamente da una parte ce n'è di più che da quell'altra. E qui Nicholson misura le masse di acqua con un sistema molto elaborato, spostate i due comparti, e vede che il rapporto è grammi contro grammi 2 a 1. 2 a 1? Allora dice questo è idrogeno e questo è ossigeno. E io ho fatto la decomposizione indotta dall'elettricità dell'acqua, 2 idrogeni e 1 ossigeno. E quindi le reazioni sono queste, e la somma è proprio la decomposizione dell'acqua. Ora c'è una studentessa del primo banco e gli dice: ma scusi, Mr. Nicholson, ma invece di fare tutta questa storia, pesare, eccetera, che si può anche sbagliare, perché non ha usato due recipienti graduati e ha visto il rapporto fra volumi? Ovvio, e il rapporto è 2 a 1. Nicholson risponde, dice, vede signorina, io l'avrei fatto volentieri se il vostro professor Avogadro avesse pubblicato il suo principio una decina di anni prima, perché il famoso principio d'Avogadro, onore e vanto della chimica italiana, viene pubblicato, ora qui non si vede, nel 1811, quindi lui non poteva saperlo. E ora siamo al 15 maggio.
Nicholson è combattuto fra due forti pulsioni. Una è l'etica professionale, e dice: ma io ho ottenuto dei risultati splendidi, ma li posso pubblicare prima che non sia pubblicato il lavoro di Volta. Lui è uno scienziato vero, cioè come faccio a pubblicare? E d'altra parte pensa: non di meno, non posso resistere alla tentazione di dire ai miei cari colleghi di circa le mie scoperte. E fra questi c'è Thomas Garnett. Thomas Garnett era professore di filosofia e chimica, quindi fisica e chimica, alla Royal Institution, che era un'istituzione fondata da poco, che ha sede, che tuttora esistente in questo bel edificio a Londra, e questa era stata fatta proprio con il principio post-illuminista, insomma, per diffondere l'applicazione della scienza nella vita, con corsi di letture filosofiche, di conferenze con esperimenti aperti alla popolazione. In realtà erano a invito, erano su invito, ci andava le persone, insomma, più note, più influenti. E quindi era qualcosa del genere. Questi diventavano proprio degli eventi sociali, insomma. Ecco, ora se qui si vede un esempio, e qui secondo uno scrittore dell'epoca dice: uomini di prima classe e talento, blue stockings sono le calze blu, da distinguere con le black stockings, le calze nere, che erano gli operai. Quindi questa era la classe, l'alta borghesia, diciamo, e donne alla moda, vecchi e giovani, sono quelli che partecipano a queste serate. E c'era ogni mercoledì c'era questa lecture che Garnett era tenuto a fare come professore di questa istituzione, e si fa prestare la pila da Howard, che era un bravo chimico, anche lui medaglia Copley, e mostra l'elettrolisi dell'acqua, fa proprio l'elettrolisi dell'acqua, costruisce disco per disco, chiama uno del pubblico, gli fa prendere la scossa, successo clamoroso, e tutti in piedi, al punto che il Morning Chronicle, che era il giornale di Londra, due giorni dopo pubblica un resoconto dettagliato della serata, dal quale sembra che abbia fatto tutto, sia fila che tosi, Volta. Dice: sì, Volta ha fatto questo, io non lo faccio rivedere. Al che Nicholson si risente e manda una lettera alla risentita al Morning Chronicle, e dice: no, guardate, la prima l'ha fatta Volta, ma le cose l'ho inventata io. E questo è un pezzettino, il pezzettino in cui se ne parla. E qui ora non stiamo a leggerlo tutto, ma in 130 parole viene spiegato con la concisione, ma la chiarezza degli inglesi, viene spiegato come si costruisce la pila, un disco sopra l'altro. Vuol dire che il tempo sta scadendo? Sì, ma abbiamo quasi finito. Allora a questo punto Nicholson dice: basta, ora lo pubblico io. Quindi nel suo giornale pubblica il primo numero disponibile, che è il primo luglio, lo pubblica, eccolo qua. Account, e qui dice nel riassunto, nell'abstract, dice: descrizione di una pila di piatti. Ecco il nome pila, da dove l'ha inventato Nicholson, pila. Una volta lo chiamava in tutt'altro modo. E poi diciamo, qui c'è il lavoro dopo, anche questo fatto da Cruikshank, un altro chimico, in cui gli esperimenti derivati dall'autore. Questi esperimenti passano attraverso la pila di Volta. Ecco, la pila di Volta nasce qui. Oh, questo l'abstract l'ha scritto Nicholson, nasce qui. Volta stesso rimane conquistato da questo nome e da allora in poi parla di pila. Parlerà sempre di pila, eh? In effetti era una pila. Allora Banks, tra l'altro, poi riceve il lavoro completo il 3 giugno, e questo deve essere prima discusso, deve essere discusso alla Royal Society. Dopo che è discusso lo passa alla tipografia, alla stamperia, è pubblicato sulla Philosophical Translation in francese, il manoscritto originale. Tillock lo traduce e lo pubblica sul Philosophical Magazine in inglese, in inglese. E Volta diceva: bene, la guerra è di servizio postale, ma qui si esagera, non ha sentito più nulla. Però verso il 15 agosto lui lo prende, lo sa, attraverso la stampa, attraverso un quotidiano.
Perché? Perché abbiamo visto che a Londra era uscito sul Morning Chronicle, però questo era stato ripreso da un giornale francese, scritto in francese, che era il giornale degli espatriati francesi, cioè erano i nobili scappati dalla rivoluzione che erano andati a Londra e avevano un loro giornale. Quindi da questo poi è facile arrivare in Francia, dove viene ripreso dal Le Moniteur, che era il giornale della Francia di Napoleone, diciamo, il giornale dell'imperatore, e si diffonde in tutte le province, inclusa Lombardia, incluso Milano. Quindi Milano, se no, vedi, quindi va dal 30 maggio alla metà di agosto. Insomma, non è che i lavori di oggi ci mettono tanto meno, insomma, può essere pubblicato. Alessandro Volta dopo la fila, qui siamo proprio all'epilogo. Intanto mi hanno invitato a Parigi. Napoleone era un amante della scienza, cioè aveva fiducia nella scienza, investe un sacco di soldi per costruire delle pile sempre più potenti e invita Napoleone, invita Volta a Parigi perché gli dimostra. E tutti abbiamo in mente questa insomma, pitture come questa, in cui c'è Volta che sta parlando con Napoleone e gli mostra gli apparecchi elettrostatici, l'elettroforo perpetuo, ma poi anche la pila a Napoleone. Ma in realtà le cose non vanno così, perché lui viene invitato all'Académie. All'Académie lui presenta, di fronte a tutti i membri dell'Académie, presenta i suoi esperimenti. Eccolo qua a Volta, che legge la sua lecture, e qui c'è Bonaparte. E qui Bonaparte, quindi qua è Volta, questo è Bonaparte, si vede che è Bonaparte perché si tiene la mano, soffriva di ulcera, quindi si tiene la mano sullo stomaco, però guarda con attenzione, quindi le cose sono andate così. Dopo la fila, lascia la cattedra a Piero Configliacchi, tiene così a fare ricerca, ma sta meno a Pavia. Perché? Perché Volta, dopo una vita sentimentale abbastanza tumultuosa, perché era una, insomma, non dico un playboy, ma insomma aveva la sua attività, diciamo, e si è sposato a 49 anni, ha avuto tre figli, diventa, insomma, ci tiene all'educazione dei figli, quindi non sta più a Pavia, si trasferisce a Como, la famiglia sta a Como e a Pavia ci va molto meno. È nominato Chevalier della Legion d'Honneur e quindi questo lo vediamo in questo dipinto, che è probabilmente ispirato alla stessa Volta, in cui si vede che qui c'è i nastrini che sono un nastrino rosso, che è quello della Legion d'Honneur, e un nastrino invece verde e giallo, che è dell'ordine della Corona Ferrea, che sarebbe una specie di Legion d'Honneur italiana, e lui si vanta di avere tutte e due. Ma questo dipinto è interessante perché ci illustra il paradigma dell'attività scientifica secondo Volta, che è quello che dovremmo seguire anche noi. Perché? Vediamo in primo piano, vediamo, ora si vede male, ma ci sono cioè la pila e l'elettroforo. Prima cosa viene l'esperimento, Volta, sperimentalista, un grande sperimentalista. Poi due, secondo gradino, la descrizione e l'interpretazione, cioè la pubblicazione su un giornale. Terzo gradino è il riconoscimento pubblico. Ma bisogna stare attento a non fare confusione. Oggi, ma forse sempre, tanto c'è chi fa confusione, chi mette una cosa prima dell'altra. Va bene. E dopo la vita cosa fa? È nominato senatore del Regno d'Italia, Napoleone, era innamorato. Nominato conte del Regno d'Italia, cioè che se ne fa, sono titoli. No, sono proprio stipendi, quindi a Volta ne andava bene, teneva famiglia. Tornano gli austriaci, però Volta non ha mai preso posizioni, anzi, era filo austriaco, perché gli austriaci, cioè era Maria Teresa che l'aveva chiamato a Pavia e l'avevano fatto diventare, avevano consentito di fare i suoi esperimenti, e nominato anche preside della facoltà di fisica. Si dimette all'università e si ritira a Como a 74 anni. Beh, ha fatto il fuori ruolo e è andato in pensione. Muore all'età di 82 anni. Ora, per concludere, noi possiamo dire, ma questi anni, gli anni della fila, diciamo dal 1790 al 1820, in questo trentennio, sono stati anni difficili, ma anni belli, meritevoli di essere vissuti. Perché? Tanto da un punto di vista sociale c'è stata la rivoluzione francese, Napoleone che ha diffuso i principi della democrazia in tutta Europa, in particolare in Italia, ne aveva bisogno. Poi fine dei sogni di democrazia, la restaurazione. Da un punto di vista scientifico si assiste al passaggio dalla filosofia naturale dell'omnismo alla scienza applicata, alla tecnologia, un passaggio importante, è cambiata la scienza.
non si fa più ricerca scientifica per divertimento. E quale figura dell'epoca vi sarebbe piaciuto impersonare, vivendo in quel periodo? Posso dire la mia? Io avrei voluto essere Napoleone. E diceva bene, il 95% dei ricoverati, delle cliniche psichiatriche, lo vogliono fare. No, mi sarebbe piaciuto essere Napoleone perché? Perché ricevendo Alessandro Volta, io gli avrei domandato, professore, mi sono con una curiosità, ma lei porta ancora a Nicholson che si è appropriato della sua invenzione? E Volta dice, al contrario, gli sono grato per aver contribuito a far conoscere la pila in tutta Europa. E poi commenta. E poi il potenziale elettrico è espresso in volte, mica in nick. E infatti è stato approvato il volte come unità di misura della forza elettronica. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.